Oh, un momento. Tanto bella ragazzi, un momento, facciamo un attimo di aggiustamento. È già partita. Oh, sì, è già partita. Bene. Partiamo male, eccoci Non stiamo qui, neanche più parlare ragazzi. così prima. Esatto. Perché? Eccoci qui, benvenuti, siamo Limo. Simo. E davanti al dashboard, alla dashboard, sì, della mia PlayStation 3, Final Showdown. sono pronto ad avviare Tony Hawk Pro Skater HD. Dove hai Un preso? misto su PlayStation Network, formato digitale, 385 MB e il tutto per Quindi 14,99 euro. da prendere, segnatelo. Esatto. Come mai stai giocando a partire? Perché il La controllo è voglia di Play scarico. 2, sarebbe. Eh? Giochiamo al Mac. Sì, Voglia di Play esatto. Voglia di 2. Play 2, sono un misto fra tutti i Tony Hawk Pro Skater, un misto in alta definizione. Tanto tanto, vabbè, cioè. Notare il pixel bruciato. Sì, lo vedete, stiamo registrando sempre con la nostra carissima e bellissima macchina fotografica che registra in alta definizione 640x480 pixel. Attenzione! Attenzione, da sottolinearmi. Esatto. Dai, su, carica, muoversi. È una spinta, io. Vuoi una manovella PlayStation 3? No, che poi la manovella si rompe. Poi la PlayStation 3 si offende e si rompe. Allora, scusate se l'inquadratura è un po' storta. Allora, il gioco è molto bello. Praticamente richiama tutto quello che era di buono dei giochi della PlayStation 2 di Tony Hawk, che non c'era su quelli della PlayStation 3. Vediamo modalità multiplayer, molto carina. Il problema è che mi sentirete abbastanza depressi perché siete delle merdacce in confronto agli altri. Cioè, praticamente tipo sono partiti dopo 30 secondi, gli altri sono già tipo a 50.000 punti, voi non avete fatto neanche Allenate uno. così, probabilmente. Esatto. Giocatore singolo abbiamo, possiamo scegliere tutti i giocatori professionisti come Rodney Mullen, Tony Hawk, la figlia di Travis Pastrana, Eric Coston, Andrew Reynolds e quelli. In questo caso noi sceglieremo Rodney Mullen perché ho già iniziato la Campagna. carriera con lui, però non faremo carriera perché mi tira il culo, non riesco ad andare avanti. Facciamo skate libero, che è un po' controverso perché comunque dovrebbe essere libero senza tempo. In realtà c'è un tempo di 2 minuti per Beh, può ogni essere che livello. qualche opzione, non so. Forse, non lo Non so, so. probabilmente questi Tony Hawk erano ancora quelli in cui andava la modalità classica dove facevi tutti, diciamo, I trick. i trick e gli obiettivi da sbloccare. Un po' di bug dovuti forse alla giovinezza del gioco e magari, non lo so, spero che li risolveranno. Una fisica delle cadute che non mi piace tanto, ma per il resto l'immediatezza dei controlli è Adesso vedremo com'è. paura. Come nessun limite di tempo? Perfetto. Non ci Era Black credo. Limond, il super fail. No, no, ma no, non è vero. Quando ho provato io la prima volta che ho utilizzato. Oddio! La prima volta che ho utilizzato il gioco c'era il tempo. Cazzata. Cose che succedono solo a Black Limond. Ecco, vedi, le cadute non mi piacciono tanto. Sì, beh, io non mi ricordo di che è proprio da quei due, come hai detto tu, la sua giovinezza. Se volete qualcosa di proprio nuovo c'è Skate 3, però la Ma prima è. Skate 3 è meno divertente, cioè sarà divertente quanto vuoi, ma è molto da skater professionisti. Questo da chiunque, cioè puoi giocare Divertirsi. chiunque, ti diverti E chiunque. devo dire che la grafica è molto bella. Grazie. Sembra quasi un gioco per te originale, non sembra fatto ovviamente. Cioè a quanto ho capito non so, sembrerebbe un remake di quello della Play 2 qua, però a me sembra tanto un gioco nu totalmente nuovo. Sì. Io che ho giocato a Tony Hawk Underground 2, giocato, stragiocato, rifinito casi di volte, con i controlli mi trovo abbastanza bene. Sì, le mappe, questa qui è quella iniziale, la mappa magazzino è quella skate school di appunto Tony Hawk Underground 2. Praticamente comunque i controlli sono più o meno gli stessi. Non so perché non c'è non mi ricordo, il transfer, non puoi fare per esempio da qui all'altra parte cadere come potevi fare diciamo fare la parabola su. Qua c'è questione solo di sbloccare ancora, non so. No, no, il tasto R2 che serviva per farlo, cioè per passare da questa parte all'altra, adesso serve per la Ah, rotazione. qui. Per il resto gioco molto divertente.
sì, ma dato che lo vedi per la prima volta, cosa ti dice la prima volta? Non si trova, è molto bello. Sì, ti do ragione per il fatto della fisica delle cadute che è un po' particolare. Però comunque un bel gioco davvero. Sì? No, sembra bello. Sì, sembra bello. Sembra bello e lo è. Perché è divertente, è molto divertente, cioè si prova soddisfazione a usare la modalità carriera, quindi sì. Allora abbiamo modalità carriera, il giocatore si diciamo skate libero e che è quello che sto facendo adesso, e sessione singola, che è praticamente un stesso uguale alla carriera col tempo e con gli obiettivi da fare, solo che è singolo. Appunto, non è la carriera che progredisci mandando avanti di. Oh my god! Oh mio Dio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E faccio vedere un po' di carriera, vanno dentro, faccio vedere un attimo come. Un po' di carriera, abbiamo. Sì, più o meno la carriera. Siamo ancora limitati col tempo, ragazzi. Esatto, il tempo stringe, sono già 6 minuti e rischiamo di finire sia la batteria che il tempo a disposizione nostra per YouTube. La carriera non è tanto difficile, non è tanto diciamo. Ah, è possibile scegliere il livello di difficoltà o. No, il livello di difficoltà è come GTA, diciamo, man mano che vai avanti progrediscono. Il livello di difficoltà è dato diciamo dalla varietà degli obiettivi. Anche qui se diciamo la cosa senso di potete scegliere carriera, scuola 2 non riesco a vedere, questi sono gli obiettivi, vedete questi sono gli obiettivi. Quelli verdi sono quelli che ho già fatto e quegli altri sono quelli da finire ed è uguale, solo che bisogna fare gli obiettivi. In magazzino ho completato questi. Vabbè, dato che siamo un po' tirati col tempo, la modalità multigiocatore e la carriera ve la farò vedere in un altro modo. Spero che questo video vi sia stato di aiuto per l'acquisto, che vi consiglio. Assolutamente. Vi consiglio assolutamente perché comunque è un richiamo al passato ed è comunque un bel gioco da giocare, piacevole e molto divertente. Per 15 euro, penso che vale bene. Sì, per 15 euro vale assolutamente la pena. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mandateci dei commenti, iscrivetevi al nostro canale. Sì, iscrivetevi, mettete mi piace, pollice in su. Pollice in su, fate visualizzazioni e soprattutto un grande saluto da Simo e Limo. Ragazzi. Ciao a tutti.